Lions International è un'associazione, la più grande associazione mondiale in termini di attività sociale, quindi 1,5 milioni di persone nel mondo che si occupa di problemi sociali nell'ambiente in cui vive, per cui noi siamo del Lions Club Bramante 5 giornate di Milano, per cui noi ci occupiamo dei problemi di Milano. I problemi possono essere di varia natura, diciamo che tipicamente sono tre le aree in cui si opera: servizi, beni culturali e invece quello per il quale siamo qui è un discorso di carattere sociale, quindi con un orientamento dell'opinione, quindi noi lo chiamiamo service d'opinione, quindi attività per spingere l'opinione della gente verso argomenti che sono meno sensibili. In collaborazione con Idea 360, quindi l'idea è quella di stimolare il pensiero dei giovani su argomenti tecnologici, sì, perché comunque ormai di tecnologia siamo dipendenti, ma che risolvano un problema sociale. Quindi il nostro obiettivo è che il pensiero dei giovani vada ad affrontare non un problema qualunque o un problema per far soldi, ma un problema tecnologicamente risolto che aiuta a vivere meglio a Milano. I Lions di Milano si preparano a lanciare il concorso per idee Life Ability Award, che punta i riflettori sull'innovazione tecnologica che risolve i problemi sociali. Expo 2015 si avvicina e sarà per Milano un importante appuntamento internazionale. La città si prepara a ospitare migliaia di visitatori e dunque potrebbero presentarsi dei problemi di vivibilità, peraltro già riscontrati nelle dimensioni attuali. Su cosa verterà quindi il concorso e quali sono i suoi obiettivi? Allora, gli obiettivi, come dicevo, sono quelli di un service d'opinione, quindi stimolare il pensiero della gente verso un argomento che abbia un carattere sociale, quindi le idee tecnologiche. Il nostro target sono i giovani dai 18 ai 26 anni, perché riteniamo che quella sia la fascia di età nella quale c'è la maggior creatività individuale. La tecnologia evidentemente dove può influire? Può influire su tanti aspetti di vivibilità nella megalopoli, in particolare di Milano, in particolare esaltata quando arriverà tanta gente. Quali sono le tematiche su cui i partecipanti potranno misurare la propria capacità di generare idee? Sono quattro i temi principali sui quali riteniamo possano indirizzarsi queste idee, che sono energia e ambiente, trasporti e comunicazioni, bioingegneria, diversamente abili e non autosufficienti. In queste famiglie noi stiamo cercando delle idee, degli stimoli per premiare questo tipo di idee, no? E favorire anche l'ingresso di queste menti geniali in un contesto lavorativo, perché noi poi li portiamo per mano all'interno delle aziende in maniera tale che questi giovani brillanti, nei primi ne daremo uno, ma diciamo il concetto è giovani brillanti che poi vengono valutati per un inserimento aziendale, quindi per un passaggio dalla vita creativa studentesca alla vita lavorativa e quindi eventualmente ancora creativa o operativa nell'ambito delle aziende. Quali sono i parametri di valutazione che adotterete per decretare il vincitore? I primi due parametri di valutazione in assoluto sono che sia tecnologicamente innovativo, per cui deve esserci una componente tecnologica moderna che lo rende innovativo e che lo rende realizzabile con gli strumenti di oggi, no? Per cui devono essere delle cose che non sono realizzabili fra 10 anni, ma che sono realizzabili con tecnologie attuali e che portino effettivamente un beneficio sociale. Quindi il secondo parametro è quale beneficio sociale, qual è il vantaggio per la società, e il terzo parametro è ma è un sogno o è realizzabile, quindi se è un'idea favolosa, cambiamo il mondo, va bene, però poi non si realizza, per cui diciamo devono essere cose pratiche, quindi cose che si possono poi concretamente realizzare.